Ciao ragazzi, stasera sarà una live reaction killer per me. Molto difficile da fare, non perché sia successo chissà cosa, ma per il fatto che non sto bene. C'ho un dolore qua alla bocca, io penso sia il dente di giudizio. Fa un male cane, mi sta salivando a ruota e non riesco a mangiare, tant'è che tutto il giorno che vivo di liquidi praticamente, perché cazzo fa un male bestia. Però c'è Milan-Torino, noi non siamo delle pussi, almeno noi che facciamo le reaction, poi chi è in campo non si sa mai cosa si andrà incontro. Tiriamola fino alla fine, dai. 3-5-2, che per il Milan potrebbe essere anche buono volendo. L'abbraccio tra i due allenatori, Stefano Pjolic. Stefano Pjolic, ma che cazzo ho appena sentito, ragazzi? Stefano Pjolic. Ma certi tecnici, ragazzi, dovrebbero prendere il vitalizio e starsene a casa. Iniziata. Già soffro di mio. Ammazzatemi le mie sofferenze, per favore. Che non posso incazzarmi stando già male di mio. Comunque, POV molto POV. La grafica della Coppa Italia è più carina di quella della Serie A. Così rossa. Sarà che magari quella della Serie A siamo ormai tipo strabituati a vederla, e quella della Coppa Italia la vedremo 3 volte l'anno. Però il pericolo, non so, ha il suo fascino. 11 minuti di gioco e già buttano via la palla quando c'è una punizione per il Milan. Sì, perché il no, con Lukic. Incredibile, ha parato. Il disabile ha parato, incredibile. In uscita pure, il disabile ha parato. Ovviamente partito da un rilancio di merda suo, quindi vabbè. Cane che si morde la coda. Tolta quell'occasione per il Torino, ragazzi. Davanti sempre sterili, ragazzi, destro, tolta quell'accelerazione lì, penoso, gli sta mangiando in testa Singo in una maniera incredibile. Ecco, dimostra che mi sbaglio. Il fondo, niente, l'ha ripreso, viene contenuto molto bene, e l'ha portato fuori. Ecco. Sì, perché gli preso. Pobega, sale Mackers. Sì, ma svegliatevi però. Minchia, sono passati solo 20 minuti. Che partita soporifera, sì, però. Finirà 1-0 per il Torino. 19-31 e l'ho detto. Finirà 1-0 per il Torino. Vediamo se riusciamo a risolvere sta partita senza mettere Giroud, Hernandez e Leao, Sale Mackers, dai. Sale Mackers. Punta Riccardo Rodriguez, lo puoi saltare. Bravo. Calulu cross. Profondo. Destra è un nanetto. Ancora Sale Mackers. Vai. Con Tonali. Sale Mackers. Lascia a destra. Tira. Lo può provare. Oddio! Milinkovic Savic. Molto bravo. Stava scendendo bene. Tonali dentro. Arriva con la deviazione. Oh, palo! Palo di Carletto. Vabbè, allora a questo punto è sfigato. È sfigato. E qui non è riuscito. È sfigato. È ricoperto di sfiga sto ragazzo. Quando gli annullano, quando prende il palo, quando prende di qui, quando c'è da prendere di ciò. È sfigato. Ok, sfigato. Ragazzo, sto per svenire dal dolore. Comunque, Vladic, attenzione a Singo. Che cerca la rovesciata. Bravo, fenomeno. Ti becchi anche i fischi, giustamente adesso. Bravo, bravo, Brahim. Anticipare Gigi. Bravo, bravo. Devi tirare in porta. Devi tirare in porta. Devi tirare in porta. Devi tirare in porta. Coglione di merda. Devi tirare in porta. Tre finta fatto. Dai, raga, sembra quasi che ci vogliamo far fare gol. Dai, che roba, che cosa mi tocca vedere. Bravo, dai, test. Anche te che cazzo fai? Elastico, palla a Milinkovic Savic. Sale Mackers, dai. Sì, fa tutto lui, test in curva. Mamma mia, che cosa sto vedendo? Che cosa sto vedendo, ragazzi? Dai, chiudiamo sto primo tempo in vantaggio, vi prego. Decate il sinistro, Milinkovic Savic in angolo. Vabbè, dai, ci ha provato. Tirato una stecca. Infatti non era manco trattenuta. Fattonali. Dai. Diaz. Stoppa. Al volo. Ma aspetta domani, per tirare a sto punto. Finisce qua, meno male. Vado a prendermi qualcosa, ragazzi. Sto malissimo. Secondo tempo, raga, cambiamo registro, perché io così mi sfavo, Cioè, fatevelo dire. Rieccoci ragazzi, dopo 2 pasticche di paracetamolo. Più che altro sarà il post partita difficile. Sarà molto difficile, ragazzi. Comunque presi Sanabria e Milan, che il Torino, ragazzi, è poca roba, De Ketter, dai. C'è Calulu. Sbaglia, tocco per Diaz. Un po' di precisione. Apri il cross. Sanabria,
palla sfila. Buono per Dest. Non far cagate. Dest rientra, va corto. Pobega al volo. Milinkovic Savic. Arriva. Almeno si è tirato un porto. Poi vabbè, coperto da GG, non è che potesse fare più di tanto. Bravo Diaz su singolo. Ragazzi, Brem Diaz facendo una partita perfetta. No, perfetta no, magari, però insomma, molto sufficiente, ecco. Dest, dai, dai. Rientra sul suo piede. Poi qualità. Pobega, corto per Tonali. Che si apre e alla fine va fuori traiettoria. Pare di vedere Milan Torino di due anni fa. Probabilmente che uguale, quella che finì ai rigori. Pobega solo è venuto a giocare sulla destra. Buono! Messias! Grande aggancio il destro! No! Che palla di Tonali poi. Ma il destro nel suo piede. Ma quando Milinkovic Savic 2,10 m ti copre tutta la porta. Poi vabbè, fai fare il pallonetto a Messias con un piede che non è manco il suo. Il Milan ha acquistato Rodriguez, respinta passaggio. Rodriguez, Messias, GG, fuori, rosso. Rosso, rosso. A Casigna, GG. Vedi, brutto bastardo, a fare gol contro il Milan, vedi? Rodriguez, brutto bastardo. Si è lamentato un po'. E subito Juric a fa casino, eccolo! Vabbè, questo è fallo tutta la vita, dai, su. Basta, ne chiedere sto fuorigioco. Dio mio. Rafa, da casa sua, in curva anche lui. Niente, neanche Leao riesce a tirare, fantastico. Minchia, manco con i titolari ce la facciamo, incredibile. Ok, sti qua si chiuderanno dietro e proveranno a portarle ai rigori, ho capito. Leao, Branks, fallo! Arbitro! Cazzo però! E che palle! Tonali verso Milinkovic Savic. Palle! Adesso è tutto con buono, Messias. C'è Dest, non l'ha guardato. Sinistro. Sì, però che cazzo! Qua cazzo è calciato! Dest che si è inserito lì. Niente, non è cagato proprio. Messias, Dest! Lì, De Ketler! Tira! Aspetta! E aspetta! Che cazzo aspetta? Messias verso Giroud! Braccato proprio! Hernandez al volo! In mano, fuori gioco! Vabbè, fiscalo domani, fiscalo che ci sei, no? Fiscalo domani! Passati 40 secondi! Benasere per Vranx, ragazzi! Tutti titolari adesso! Se prendiamo gol dal Torino in 10 uomini, ragazzi! Mi vedete sfondare tutto! O anche perdere ai rigori, non lo so. Sareste capaci di tutto, visto quello che si è visto nell'ultima settimana. Cioè, se non riesci a fare un cazzo così, meriti di andare fuori. Indipendentemente dalle occasioni che crei e che non crei, meriti di andare fuori, fine. Leao, tanto non avrà mai a te, Leao, ma porca puttana. Alla prossima ci tiro il porcone, però. Mi ci fai tirare il porcone la prossima. Teo lì, De Ketler di là, palla in curva. Io non lo so. Cioè, ma se non avete voglia, risparmiare un po', uscite dal campo. Gli diamo il 3-0 al tavolino al Torino, basta. Cioè, se deve essere così, mi risparmiate anche la fatica a me, no? Di starmene qui. Raga, in 10 il Torino. Cioè, io vi ripeto che 20 minuti fa è stato espulso in GG. E nonostante tutto, non è cambiato un cazzo. Anzi, peggio ancora, sono entrati 5 titolari e non è cambiato un cazzo. Sparito l'audio. Fantastico. Però, Milinkovic Savic, io fossi in te, perderò un pochino più di tempo. Che ne dici? Facciamo questo patto? Abbiamo fatto un patto io e te. Un patto con riscatto. Ecco, patto con riscatto. Potrebbe essere che tu magari ci metti un po' di meno, vero? Hernandez, Giroud. Ma che cazzo rovesci? Che era anche fuori gioco. Quarto di recupero e si andrà in supplementari, raga. Che devo dirvi? Fuori Mirashuk, dentro Sek. Cioè, più palese così. Cioè, Juric ti sta venendo lì e ti sta dicendo: io non la voglio vincere se non ai rigori. Ti ha tolto Mirashuk. Espulso Gigi. Sanabria è uscito per far entrare un altro difensore. Più di così io non so come Juric possa dirti: guarda, vincila tu. Teo, destro! Milinkovic sta vicino angolo. Destro, sinistro. Destro manco ci cammina Hernandez. No, no, finiva fuori di un metro. Per fortuna, oh. Portiere alto, si allunga anche oltre i pali. Giallo per Milinkovic Savic.
godo, l'arbitro. Godo, godo. Te l'ho detto. Sono d'accordo con te. Tutti in chat a dirmi, no, ma che dici, ma Milinkovic-Savic, suca. Le vedo le cose. Cioè, basta avere un po' di occhio e un minimo senso d'obiettività. È dal ventesimo del primo tempo che Milinkovic-Savic sta impiegando una vita per battere quando deve battere lui. Vinciamolo adesso, per favore. Teo, dentro per Leo. Possiamo. Non forza il cross. Sì, possiamo fare una bella sega qui. Tonali al volo, in curva di nuovo. Sesto pallone in curva. Sesto pallone in curva. Beh, quando partono su quella fascia a sinistra sono devastanti. Saranno anche devastanti, ma il risultato dice che siamo 0-0, zio. Quindi c'è qualcosa che evidentemente non va. Vero? Sec, no. No. Passo Linetti, non è riuscito. No, raga. Mai dare le cose per scontate, dai. Vinciamolo adesso. Palla in avanti, palla su. Non voglio altre mezz'ora di rompimento di palle, che c'ho da alzarmi domani alle 7 per andare a lavorare. Dai. E c'ho anche da montare il video. Dai, vi prego, fate un favore a voi e a me e a tutti noi milanisti. Dai, fateci sto favore. Niente, non lo fanno. Andrà almeno ai tempi supplementari. Che palle. Che due frantumi di coglioni. Praticamente del Milan, ragazzi, potrebbe entrare Adli, potrebbe entrare Calabria e basta. Potrebbe entrare Chou. Magari se facciamo gol, cosa che non succederà mai. Dato che questa partita vi piace molto tirare le palle in curva, vediamo anche se andiamo a rigore di non tirarle in curva, ma di tirarle in porta se possibile. Grazie. 10 calci d'angolo. Tolto quello col palo, del resto sterili come una donna di 90 anni. Forse questo no. Niente, non l'ha messo. Niente, e neanche questo. Cioè, raga, stiamo camperando nella loro metà campo. No. Sec, no. Poi Voda. Prova il Kosovaro che cerca l'appoggio. No! Per Buongiorno. Buongiorno. Calcio addosso a Calù. Benna, Leao. C'è Giroud. Vediamo cosa fai. Inventa qualcosa. C'è solo Messias. Leao. Oh, ha parato. Milinkovic-Savic. Benna. Benacer. C'è Teo, può tirare. Hernandez. Lo fa. Anche lui calcia. Altra palla in curva, raga. Altra palla in curva. Altra cazzo di palla in curva. Io non lo so. Cioè, ma io, ok, che a giocare a calcio sarò scarso. Tutto quanto. Ma da 30 metri. Perché te tiri da 30 metri? Come cazzo è possibile che mandi la palla nel secondo anello? Rischiare come giusto. Cioè, non ti dico che da 30 metri devi fare gol, perché se fosse così semplice tutti farebbero gol da 30 metri. Tutti Roberto Carlos sarebbero. Però, cazzo, cogli la porta. La pala, la blocca, la manda in calcio d'angolo. Scorso. O magari esce fuori al lato di poco. Ma cazzo! Ma non la mandare in curva! C'è un po' di spazio. No! No! Lukic, no! No! In curva, per fortuna. No, raga, dopo tutta questa cosa, prendere un gol, ragazzi. Già lo avete fatto le ultime due partite. Oggi non lo reggerei moralmente un altro gol subito così. Ma non così nel senso di azione di gioco, così nel senso in questo contesto. Guarda, col paracetamolo mi sono anche ripreso col dente, quindi vedete di fare qualcosa, ragazzuoli, Tomori. Destro, un'altra palla in curva? No, invece è buona! Rimane lì! Palla su Zima, salvataggio di La salva Scurs. Raga, Milinkovic-Savic, gran partita, ma trattiene un pallone, Un omino sulla respinta potrebbe anche andarci. Comunque si sta svegliando il Torino, ragazzi, Pigliamo gol in inferiorità numerica, ragazzi, sarebbe la cosa più scandalosa vista negli ultimi due anni. Datemi retta, sarebbe una cosa veramente scandalosa. E so che ne siamo capaci. Cioè, io dopo questa partita devo prendere una carriola, perché mi pesterò i coglioni che mi stanno scendendo in una maniera veramente incredibile. Tonali, Giroud addosso a Milinkovic-Savic, ancora lì. Ma c'è De Ketler dietro, io boh. E se ne va un altro scempio, se ne va. Andiamo al secondo tempo supplementare. 35 minuti di superiorità numerica, che praticamente è come se non ci fosse. Cioè, ragazzi, sembra molto quel periodo che abbiamo avuto anche l'anno scorso, quando arrivavamo davanti la porta e non sapevamo che cazzo fare. Anche qua a destra c'è Giroud e De Ketler, la palla va tranquilla. Terzo Milinkovic-Savic, ce la stanno trattando come se questa partita fosse come il basket, no? Si pareggia, supplementare ancora. La stanno trattando così sta partita. Cioè, sti qua hanno pareggiato a Salerno facendo una partita orribile. Buono Benna.
Teo Hernandez. Teo. No, io dopo un'apertura così, io sta partita qua non la voglio più vedere, ragazzi. Io non la voglio più vedere, fuori destra dentro Calabria, ma non cambierà un cazzo. Io, ragazzi, sta partita dopo una cosa così non la voglio più vedere. Io non la voglio più vedere. Io non la voglio più vedere. Al 120esimo della ripresa del campionato saranno 300 minuti di gioco esclusi i tempi di recupero. Abbiamo segnato in 300 minuti 4 gol e non voglio nominare i gol che abbiamo subito perché ci ho già parlato anche troppo. Hernandez e Giroud nella Francia, ragazzi, parevano Cafu e Cristiano Ronaldo. Leao destro in curva. Cioè, raga, io al mondiale ho detto: cazzo, ma questi qua sono i Teo e Giroud che giocano nel Milan? In 112 minuti noi abbiamo segnato un gol al Torino, inserendo tutti i titolari. Col Torino 10 uomini dal 70esimo, cioè, vi rendete conto? Messias, dai, dai. Messias si accentra, va a corto, mette palla. Palla di perché? 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 A chi l'hai data la palla, Messias? In tre! Centro a dopo servito. Mamma mia, bello! E il vantaggio! È giusto così! È giusto così, ragazzi! È giusto così! È giusto così! È giusto così! È giusto così! È giusto! È giusto così! È 90 minuti che fai il coglione! Anzi, è 113 minuti che fai il coglione! Sei in superiorità numerica! Non metti una palla dentro manco a pagarvi! Non metti una palla dentro neanche con le mani! Neanche con le mani! Sto coglione! Perché sto coglione di Messias! Sto coglione! Si è portato palla a 10 metri con tre uomini accanto e l'ha regalata all'attaccante del Torino! Avete capito, ragazzi? Avete capito dove sta la cosa divertente? In superiorità numerica! In superiorità numerica! Avete capito? Ma, cioè, ma di cosa vogliamo parlare? E io l'ho detto! E io l'ho detto! E io l'ho detto! Io l'ho detto, ragazzi, finirà 1-0 per il Torino! Due partite col Torino! Neanche un pareggio! Niente! Nulla! E adesso vogliamo fare gol in 5 minuti? Dopo che in 115 non abbiamo fatto neanche mezzo! Leao lì la palla! Giroud! Calabria! Un muro! Che schifo! Che schifo! E adesso! Io voglio i tifosi del Milan qui! Io voglio i tifosi del Milan! Io non voglio gli altri! Voglio i tifosi del Milan! Occasionale! Non stai accanto alla squadra! Io gli ci sto accanto alla squadra! Ma se devo vedere questo, porcaccio di quel dio, io che devo fare? Cosa devo pensare se io devo vedere questo? Se questo è quello che mi offrite, se questo è lo spettacolare Milan che ha un fottutissimo scudetto sulla maglia, io cosa devo pensare? Io cosa devo dire? Perché, ragazzi, anche nei tempi più bui, il primo turno di Coppa Italia lo superavamo sempre, sempre. Era dei tempi di Birza e di Rami che non si esce al primo turno, raga. Vi ricordo che nel 2016 si arrivò in finale, in finale, e nel 2018 pure. Che vergogna, abbiamo fatto entrare tutti i titolari, tutti i titolari. Due di recupero, no, non farei mai gol. Palla fuori, finisce. Basta, basta. Io a Lecce non ci voglio andare.